Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare Va Ora in Onda, una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta la sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciSub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin Frankfurt Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciusewebnetwork.it, pure adesso durante la trasmissione tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica info@sciusewebnetwork.com, gianluca@sciusewebnetwork.com e luca@sciusewebnetwork.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin', tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! Ed eccoci qui in diretta web radiofonica dal palinsesto di saiuswebnetwork.it. Ritorniamo, caro Saius, dopo non so quante settimane di stacco, no? Queste pause natalizie noi fanno veramente male, nel senso che siamo stati, abbiamo iniziato direi a mangiare panettoni i primi giorni di dicembre, abbiamo finito credo la settimana scorsa, e siamo ritornati qui questa sera provvisoriamente, i due compari più uno, questo è il nome della trasmissione, siamo sempre noi, questa sera però siamo un pochino
azzoppati, nel senso che a parte me, caro Saiz, e tu ovviamente instancabile alla regia, manca il nostro speaker prediletto, ovvero Gianluca, che ovviamente, come purtroppo è capitato durante l'arco dell'anno, è stato abbastanza spesso, ecco, impegnato per i suoi motivi artistici e teatrali in questo caso, e manca anche la speaker, questa new entry, ormai da qualche mesetto, Priscilla Marvel, questa speaker ma soprattutto cantante, che in quest'ultimo periodo si è fatta veramente, diciamo, conoscere, no? Anche per quello che riguarda lo scenario di sizewebnetwork.it. E non a caso gli ospiti di questa sera sono, diciamo, una sua tra virgolette scoperta, nel senso che lei già li seguiva tempo addietro e ha deciso, ecco, di far incontrare il network con questa band che tra poco andremo a presentare. Novità di quest'anno ce ne sono a bizzeffe, vero, sai? Non so, mamma mia, non ti dico. A proposito, fermati lì, ti stoppo subito, caro ragazzo. Le novità è domani sera alle 22 c'è una trasmissione, una diretta con Don Chisciotte. Dopo vi dirò qualche cosa, ma dopo, vai Luca. Don Chisciotte è proprio una cosa anche qui c'ho il fantasma di Natolia qui vicino a me, Eccola, giusto, innanzitutto volevo farti le condoglianze per la prematura scomparsa del tuo cane. Ormai so che aveva qualche anno, ma 18 anni quasi. Io lo dico sorridendo, ma a me piaceva tantissimo quel cane, il cane che tutti vorrebbero avere, no? Mansuete, tranquilla, non rompe le scatole, che stavo dicendo un'altra cosa. No, è peccato veramente. Ma ormai, insomma, aveva fatto il suo trascorso. Tornando a noi, caro Saiz, immagino che vorrai anche tu salutare gli ascoltatori, e ovviamente poi tra poco saluteremo e introdurremo anche gli ospiti. Prego, Saiz. Ma c'è poco da salutare, perché gli ascoltatori mi ascoltano tutti i giorni, perché insomma tu sei stato in vacanza, Priscilla è in vacanza, Gianluca in vacanza, ma io sono stato sempre qui a lavorare, sai, con tutte le trasmissioni che facciamo, tra il mercoledì, il giovedì sera, quella di su Radio Piper a Fontana Fredda, insomma non ho mai smesso, insomma non vedo l'ora di andarmene in pensione. Bravissimo, sai, se me l'hai ricordato, ovviamente in tutto questo, cioè mentre tu eri a testa bassa a lavorare, ovviamente me la stavo godendo di lusso, settimana bianca, eccetera. No, e innanzitutto complimenti, perché sia tu che Gianluca siete stati a Radio Piper, questo network della zona del Friuli. La radio in FM, sì, Fontana Fredda in Pordenone, da quelle parti Friuli. Ah, ok, sono stato bravo, dai. ci sei arrivato, giovane. Piano piano, vedi che ti ci porta. Esatto, no, complimenti, perché siamo andati per la prima volta, anzi per la seconda volta in FM, perché se ben ricordi la prima volta Sites Web Network era stato nominato da Pizza di Radio 105, se ricordi un anno fa ormai, ormai è passato un anno. Il mitico Pizza, DJ Pizza. Che è stato il nostro ospite, esatto. E per quello che riguarda invece questa vostra incursione in FM, potrebbe essere, ma tocchiamo ferro, che non sia semplicemente, diciamo, l'anticamera di ciò che potremmo fare e sviluppare con questo non diciamo niente, anche perché per il momento ci accontentiamo di questa trasmissione settimanale su Radio Piper, Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, curata e condotta dall'amico Massimo Bonella, che è il direttore di testata, poi, no? Esattamente, di Pianeta Oggi TV. Durante questa diretta mi avete anche chiamato, mi ha fatto molto piacere, quindi mi avete anche reso partecipe, seppur a distanza. Ricordiamo che Sites Web Network è un network che nasce e cresce a Treviso, ma in realtà poi è dislocato per questioni di conoscenza, di network, appunto, di intrecci, è dislocato un pochino su tutta la penisola e non solo. Detto questo, Sites, ormai ci siamo dilungati troppo. Sì. Sono già 10 minuti che stiamo parlando, ci stiamo. Non ci dimentichiamo ovviamente dei protagonisti di questa sera. Bravo, ovvero, bravo. Questa band Fakir. Adesso loro si presenteranno meglio sicuramente, che ci racconteranno chi sono, cosa vogliono e che ci fanno qui. Allora, innanzitutto quindi do subito la parola a uno dei tre ragazzi, questa sera sono in tre, mi butto così, dico Alessio. Ciao Alessio, come stai? Anzi, innanzitutto ciao ragazzi, come state? Un saluto generale. Ciao. Bene.
Vi saluto anche Dalgisa. Ecco, siamo... grazie. Ciao Dalgisa. Ciao, sono la badante di Saiuzzi. Pagata con i voucher IMSS, immagino. No, tornando a noi, ciao Alessio, allora partiamo da te. Dici innanzitutto chi sei e chi rappresenti, va, anche se poi in realtà tutti rappresentate la band. Ecco, sì, ciao, ciao a tutti, sono Alessio, io sono voce e chitarra dei Fakir Tongs. Siamo una band di Modena, nati e cresciuti, diciamo, in quel di Modena. E siamo qua per presentarvi, insomma, noi come persone, la nostra musica, e poi diciamo anche un'occasione buona, speciale, perché è in uscita il nostro nuovo album Abanero. Perfetto, infatti adesso parleremo in lungo e largo anche di questo. Stai dicendo che voi questa sera siete in tre, in realtà la band è composta da quanti elementi? Siamo tre. No, chi è che mancava? Scusa. No, scherzo. Okay. Prendiamo in giro quello appunto che non c'è, che è Alex. No, siamo quattro. L'avete già fatto fuori in realtà. Lui non lo sa, lo sta imparando adesso praticamente. Probabilmente sì, esatto. No, allora, scherzi a parte. Allora, io Alessio, chitarra e voce, Bruno batteria, Oliver synth e tastiere, e Alex, diciamo, in contumacia, il bassista e cori. Perfetto. Allora partiamo un pochino, rompendo un pochino il ghiaccio. Innanzitutto siete una band di Modena, e questo mi fa piacere perché io abito a Nonantola, quindi sento un pochino aria, no? Vicina, che generalmente sì. Noi... Con il web ci capita di intervistare band in tutto lo stivale, non solo, a volte anche artisti dall'estero, talvolta. Però il bello di intervistare una band di qui, che ho anche la possibilità, volendo, di andarla a vedere, cosa che invece altrimenti difficilmente mi capita, perché appunto non è comodissimo. Voi appunto in queste siete qui anche per presentare questa nuova band, questo nuovo album, che è il primo? No, ne avete fatti altri prima, o sbaglio? No, abbiamo fatto dunque a inizio 2013 il primo EP. Inizio 2012. Inizio 2012. La vostra biografia sul sito dice 2012. Un discorso, allora, infinito. È vero, c'è un motivo ben preciso. Però sulle date sono abbastanza autistico. Che c'è un motivo ben preciso, è appena scattato il 2015, quindi io sono ancora aggiornato al 2000, scusate, è vero, ha ragione. Quindi inizio 2013 il primo EP. Esatto. Inizio 2014 un secondo EP. Sì. Entrambi, il primo di quattro pezzi, il secondo di un paio di pezzi, e qua inizio 2015 il primo album full length, diciamo, di 10 pezzi. Perfetto, quindi, quindi per intenderci, la band si forma, si crea quando? Inizio 2012 o anche prima? Suonavate insieme? Cose del genere? 11, inizio 2012, sì, direi. Sì, diciamo le primissime prove, insomma, tutte in quel periodo lì. Tra inverno 2011-2012. Perfetto. E quindi come siete partiti? Dove, che background avete? Cioè, vi siete conosciuti, non lo so, ambiente scolastico, universitario, oppure cover, sai, suoni, frequentate, suonate più o meno le stesse cose, vi siete beccati e avete deciso di fondare questa band? Come è nato il tutto? Diciamo un insieme di queste cose, nel senso che, per esempio, io e Alex abbiamo fatto le superiori assieme, quindi ci conosciamo da un sacco di tempo. Con Oliver ci conosciamo, beh, più o meno dallo stesso. Non abbiamo fatto le scuole assieme, però eravamo in compagnia. Abbiamo fatto i cabò assieme. Abbiamo giocato a biliardo, diciamo. E poi con Bruno comunque, diciamo, una conoscenza anche quella vissuta. Vabbè, lui è il giovane della band, quindi quando noi eravamo già... Sì. Fatto da tramite mia sorella. Esatto, sua sorella che ce l'ha presentato, e poi da lì è cominciata l'avventura. Cioè, in pratica loro ci provavano con tua sorella. Esatto. Come hai sfolognato individuare il punto. Non volevamo dirlo. Esatto. Provate a tenerla alla fine questa cosa. fantastico. Parlando appunto che Bruno è il giovane del gruppo, voi quanti anni avete però?
Allora, io 35 tutti e tre, esatto, tranne Bruno. Te ho lì 34 ancora. No, 35. No, è vero, già 30. Niente, allora siamo 3 35enni e un 28enne, esatto. Che è il buon Bruno. Il Don Bruno, questo giovine, questo pischello della compagnia. No? Ottimo, ottimo. Perfetto, io sto già guardando scusate, l'orario, il mio orologio, come dicevamo nel fuori onda, va un pochino avanti, però direi, Saiuz, che dobbiamo già partire col primo brano, sennò poi non abbiamo modo di presentarli appieno, giusto? Quindi, caro Saiuz, mandiamo il primo brano, che è, caro, dimmelo tu. Habanero, l'ho detto con l'H aspirata, va bene? Ho sentito questa H aspirata, molto... Fantastico, perfetto. Habanero. Ma prima di mandare il brano, voglio dire ai ragazzi: vogliono far dire a me il brano perché sanno benissimo che io uso un, diciamo, un inglese oppure una lingua straniera casareccia. Capito? Ti è andata bene. Vedremo poi il prossimo brano come lo presenterai. No, scherzo a parte, mandiamo Habanero. Quindi il piccolo stacco musicale, nel quale avremo modo anche di conoscervi musicalmente, cosa che effettivamente ci interessa anche di più, dopodiché ritorniamo subito in diretta e vi daremo anche qualche nota di servizio su come mettervi in contatto con noi, con la chat, quindi in tempo reale, mail, non mail, e soprattutto mettervi in contatto con la band. Prego, Saiuz. E allora vai col brano, vai 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 vai. Reading or hiding under
Ed eccoci in diretta qui su SciuzWebNetwork.it. Non so, Saius, se tu mi avevi dato già il via qualche secondo prima, mi ero incantato. Sì, sì, ti sei incantato. Ti sei proprio incantato, ragazzi. Ascoltare il brano, ti dico la verità, mi ero lasciato veramente rapire dal sound. Infatti, scusami, ero proprio distrattissimo, cadevo dal pelo. E chiedo venia, cari ascoltatori, chiedo venia, però questa è una cosa che di tanto in tanto può capitare, quando, soprattutto su band che, diciamo la verità, insomma, non sono così rinomate, anzi così famose, quindi magari per le quali non è mai capitato, non c'è mai capitato di ascoltare attentamente un brano. In questo caso, Abanero, devo dire la verità, è un brano che mi interessa particolarmente. Credo che poi lo riascolterò successivamente. E quindi con chi stiamo parlando? Ritorniamo da Alessio. Ecco. Carissimo, ecco, sì. Alessio. No, mi fa piacere. Raccontami un po' di questo brano. Infatti, no, raccontami un po' di questo brano, perché mi interessa, dimmi pure. Come nasce innanzitutto? Chi l'ha pensato e poi come si è sviluppato? Cosa vi siete ispirati? Ma diciamo che, allora, beh, il brano è nato, l'abbiamo fatto diciamo a 8 mani, diciamo. Contavo il numero di mani. Importante. 8 mani. Sono 7, perché uno ha preso un braccio. L'ho preso, erano 8 mani. Okay, l'abbiamo fatto insomma tutti insieme, ognuno occupandosi un po' di quella che è la propria parte, quindi... E fonte di ispirazione per noi, ma in generale... è un po' lo stoner rock da una parte, e se vogliamo dall'altra un po' l'hard rock o lo space rock degli anni 70, quindi ci piacciono sia cose del passato sia cose presenti, fermo restando che in realtà poi ognuno ha gusti musicali anche parecchio diversi, ecco, quindi, però quello è un po' la cosa che ci accomuna. Certo, ognuno poi ovviamente arricchisce, no? la band con i suoi gusti, con le sue tendenze musicali, ovviamente, però più o meno il filo conduttore, no? Come dicevi tu, lo stoner rock, eccetera. Questo lo cercavo guardando la vostra biografia, infatti cercavo, no, di capire esattamente come vi muovevate all'interno del palinsesto musicale. È interessante. E quindi, diciamo, questo brano nasce, nato e sviluppato a 8 mani, quindi tutti quanti si sono diciamo, hanno dato il proprio contributo, e però vabbè, chi è che diciamo tendenzialmente inizia, ecco, con, non so, ovviamente poi il chitarrista, no, forse inizia, no, a strimpellare qualcosa, da lì pian piano si proseguite costruendo una traccia e poi il testo e quant'altro. Lì più o meno come si inizia? Ma cioè, sì, ci sono dei brani magari, però dipende, ci sono brani nati per esempio dal basso, brani nati dal synth, dall'elettronica, altri nati da spunti ritmici, quindi diciamo ognuno può dare l'incipit a cui potenzialmente segue una nuova canzone, ecco, non abbiamo uno schema fisso da questo punto di vista. Ho capito, e per quello che riguarda la
Italia, cioè fatti tipo i Negramaro che si chiudono in un casale in campagna, oppure voi comunque lavorate in maniera un po' autonoma, poi comunque c'è la prova, ognuno porta la sua idea, comunque andiamo in FPA, a Vanero è nata in un pub, esatto, davanti, beh, a una birra e delle bruschette, esatto, birre e bruschette sono un po' sempre presenti, diciamo. Fantastico, è importante, è vero. L'altro filo conduttore di Science Web Network, ovviamente, la birra posta alla vostra destra o sinistra, come preferite armeggiarvi, no, scherzi a parte. E invece lui va sempre di grappino e ovviamente fuma. Affumiamo. Ce l'avete con me per caso, eh? No, vagamente. No, ovviamente lui però fuma anche un sigaro, quindi magari quello diventa un pochino pesantuccio, però insomma, ognuno ha i suoi gusti. No, scherzo a parte. No, è vero questa cosa che più delle volte, no, nascono questi pezzi di arte, perché di arte poi stiamo parlando, la musica è arte, nascono nei modi più disparati, no? In questo caso voi dicevate al pub, no, bruschette, birre e quant'altro. Effettivamente quasi sempre così. Quello che perlomeno io non sono un artista, quindi non ne so da quel punto di vista, però i racconti che ci portano i vari ospiti più o meno sono tutti più o meno d'accordo su questo, che i momenti per fare musica sono continui. Tornando invece a voi, adesso magari mi soffermo un pochino più su qualcun altro, nel senso che andiamo un pochino nello specifico di voi, da dove venite. Parlando ad esempio Bruno, il più giovane, tu che sei il più giovane della band, no? Che insomma hanno impezzato tua sorella e poi dopo tu ti sei intrufolato all'interno di questo gruppo di scalmanati. Tu da che esperienze musicali vieni e soprattutto dove pensi anche che ti possano portare questi Fucker Thongs? Ma per quanto riguarda l'esperienza da cui vengo, ho iniziato con l'inizio superiore, insomma, con i primi gruppetti facendo cover dal grunge al new metal, insomma, le cover che si iniziano a fare così in quel periodo, un po' su tutto l'ambito rock, e poi proseguito con i primi gruppi, insomma, in cui facevamo robe nostre. Per un po' di anni ho avuto un paio di gruppi in cui facevano soprattutto cose sul post rock, quindi molte cose strumentali, alternative rock, e poi inizio università, ho avuto per un po' di anni questa esperienza con gli Attivisti, un gruppo di Modena, insomma, con sì. C'è sempre stato un approccio molto punk, insomma, mitici Attivisti. Sempre stata una cosa, insomma, sì, con approccio molto autoironico, però insomma è stato bello, insomma, come crescita, certo, musicale. E poi sì, a fine 2011 comunque sì, con Alessio, Alex, Olli ero rimasto comunque in contatto negli anni, ci vedevamo spesso in giro, finivamo sempre a parlare di musica, delle nostre esperienze musicali. E poi li ho risentiti e mi hanno proposto questa l'idea di iniziare con questa esperienza di Fucker Thongs, così insomma conoscevo già, sì, ho colto con entusiasmo la proposta, anche perché poi seguivo adesso anche nel suo ultimo gruppo, gli Donkey Breeder, insomma li ho seguiti spesso quindi apprezzavo pezzo, diciamo, molto, esatto, sia Alessio come chitarrista che in generale, insomma, quel progetto musicale. Vi chiedo anzi una cosa, poi qui magari mi devo spostare forse più Alessio o Olli, per Fucker Thongs, questo nome della band, chi l'ha pensato e perché? Forse sia Alessio ti dà la risposta, ti esorienta. Diciamo che questa è stata pensata. Secondo me questa era dopo una birra di troppo, secondo me. No? Esatto, la classica birra di troppo. Forse neanche, forse è un pensiero puro. È la birra del non ritorno, quella che proprio dici, no, ormai l'hai bevuta. No, scherzo, no, questo è stato, è nato, diciamo,
in collaborazione anche con Alex, perché noi suonavamo prima, diversi anni prima, in un gruppo che si chiamava King of Trash, e, sì. E Fakir Tongues è l'anagramma di King of Trash. Quindi è nato da un anagramma, poi il caso, cioè quando è saltato fuori questo anagramma aveva un suo significato demenziale, perché significa i tanga dei fakiri, quindi non è che sia, però ci piacque come suonava e lo tenemmo. Ovviamente io in questo momento non ho fatto nient'altro che controllare quello che hai detto, no? Facevo l'anagramma di Fucking Tons e adesso ritornava a King of Trash. No, no, bella questa cosa, interessante. E, tra l'altro, ragazzi, questa sera siete fortunatissimi che non c'è Gianluca, no? Scherzi a parte, perché essendo la prima puntata dell'anno nuovo, se ci fosse stato lui sicuramente avrebbe raccontato tutte le sue esperienze di questo periodo natalizio, dove ha avuto anche spettacoli, in cui ha curato anche la regia, e Gianluca vi assicuro che vi avrebbe sicuramente tempestato di domande, come insomma cerco di farvi parlare, ma questo è ovvio, è d'obbligo. Ma il problema è che si rischiava che avrebbe preso lui la scena, come giusto Saiuz, e dopo sarebbe povero, stato... il mitichino Gianluchino, ciao Gianluca, monologo, se esatto. Ci sei, batti un colpo. Esatto, no, Gianluca è un carissimo primo amico e poi ovviamente membro e speaker del network, è stato veramente impegnato, anzi mi è dispiaciuto non andare a vedere, non essere presente allo spettacolo per problemi miei, purtroppo logistici, è lo spettacolo teatrale che è andato in scena inizio dicembre, è uno spettacolo venuto su dal nulla, perché non era preso su questi ragazzi che non sapevano nulla di recitazione e quant'altro, e ha fatto qualcosa di incredibile, veramente bravo, complimenti veramente. Colgo l'occasione per spezzare un attimo la chiacchierata solamente per dare qualche informazione, qualche input per quello che riguarda ovviamente i nostri contatti, poi ovviamente voi dopo il prossimo brano ci direte anche i vostri contatti, perché è giusto che cerchiamo nel nostro piccolo di darvi spazio. E, per quello che riguarda da dove partiamo, Saiuz? La pagina web saiuzwebnetwork.it, questa è la pagina web principale del network, all'interno del quale potete vedere, cari ascoltatori, tutto ciò che mandiamo in onda, tutta questa mole di informazioni, di dirette, di podcast e quant'altro. A proposito di podcast, questa diretta che sta andando in onda adesso, 12 gennaio 2015, la potrete riascoltare tranquillamente nei prossimi giorni, sia sul sito e probabilmente anche sulla pagina presente su YouTube, che non mi ricordo più qual è, dovrebbe essere Saiuz Radio, correggimi se sbaglio, Saiuz. Poi abbiamo la pagina Facebook Saiuz Web Network, ovviamente l'account Twitter è @Saiuz, e ovviamente le caselle di posta elettronica, che sono quella del grande capo, che è info@saiuz.com, la mail di Gianluca, il direttore artistico del network, gianluca@saiuz.com, la mail del sottoscritto, che dovrei, anche se ultimamente l'ho fatto poco, curare tutto l'aspetto organizzativo del network. Male che hai detto, che Luca... giusto, dovresti, Beh, il condizionale è d'obbligo. Luca@sites.com, e poi da pochissimo, da poche settimane, forse un mesetto, abbiamo anche la mail di Priscilla, che non possiamo dire esattamente che cosa curi, perché cura un po' tutto, a dire la verità, nel senso che cerca di essere presente su più fronti, però ufficialmente è una speaker di questa trasmissione, ovvero Priscilla@sites.com. Ci potete scrivere in diretta sul sito principale, mediante la chat che Saiuz mette gentilmente a disposizione. Che altro c'è da dire, caro Saiuz? Non mi ricordo più. Ah, abbiamo la linea di telefono. La linea di telefono, non so cosa voglia dire. Potete contattarci. Sì, mi sono inciso. Come l'hai detto bene. Abbiamo una linea di telefono. Effettivamente è una cosa un po'. No, potete chiamarci in diretta allo 0422 16 26 622. Recentemente. Questa trasmissione è poco, ma l'altra trasmissione è un po' più seriosa, giusto? Correggimi se sbaglio, caro Saiuz. Sì, io ti correggo sempre, vai. Che si chiama l'altra trasmissione? Dimmelo tu, vediamo se sei preparato.
Ma noi abbiamo diverse trasmissioni, l'altra che va il mercoledì è Spazio Aperto, che ci sta dando tante soddisfazioni, dicevo, trasmissione sì, un po' tra virgolette serosa, ma impegnata, anzi è più corretto dire, ultimamente lì ci stanno bersagliando di telefonate, quindi forse sai, se mi viene da dire che dovremmo essere più seri, secondo me, dovremmo avere un'impostazione un po' più seriosa, cosa dici? Lì, magari argomenti che sono diversi da quelle che trattiamo, di quelle che trattiamo nella trasmissione del lunedì sera, no? Quindi certamente. Un'altra cosa. Però domani sera iniziamo una nuova trasmissione che con Don Chisciotte, e quindi Don Chisciotte e Mulini a Vento, vedremo, ascoltateci, vedeteci, esatto, perché sarà qualcosa di particolare. C'è l'amico Alfredo Stori che la cura, e il mitico Don Chisciotte. Ora mi sono ricordato Don Chisciotte, ecco chi era. Comunque, tornando a noi, dai. Io sono Sancho Pancia. Non facciamo spoiler, basta così, non facciamo spoiler, torniamo invece ai Fakir Tongs, mandiamo un brano, questa sera finalmente possiamo mandare dei brani perché i ragazzi non sono sotto licenza SIAE, questo ci dà la possibilità, essendo noi un network indipendente, senza alcun scopo di lucro, di mandare, come dicevamo tutte le volte, mandiamo solamente brani liberi o comunque coperti da licenza Creative Commons, ci dà la possibilità, il fatto che i Fakir Tongs siano tra virgolette liberi, di potervi far ascoltare i loro brani, la loro musica, la loro arte. Mandiamo quindi adesso Saius il prossimo brano, che si intitola, anzi no, non lo presenti tu, perché questo mi rendo conto che per te è difficile, con tutto il rispetto, ce lo presenta Olly, che questa sera l'ho sentito meno. Olly, dimmi cosa ascoltiamo. Ascoltiamo Rifle Down Blues, che è un pezzo scritto da Alessio, un bel riff di chitarra abbastanza energico e orecchiabile. Perfetto, guarda, vedi sai, noi dovremmo far presentare i brani agli ospiti, secondo me, perché vedi come che ce lo descrivono, ci fanno già sentire, pregustare quello che ascolteremo. Prego Saius, manda il brano. E vai col brano, vai! I'm feeling alone, hard to wanna go.
Ritorniamo improvvisamente, i due compari più uno, questa sera ospiti della serata, i Fucky Thong, che ci stanno un pochino raccontando, ovviamente tra i miei interventi un pochino forse troppo prolissi, ma che ci volete fare, siamo appena rientrati, dicevo, ci stanno raccontando chi sono, da dove vengono, cosa ci fanno qui, che cosa suonano, qual è la loro arte, e effettivamente li stiamo conoscendo, perché abbiamo anche la possibilità questa sera di farli ascoltare non solo questa sera, ma probabilmente anche durante altre serate, durante la normale programmazione della radio, anche perché effettivamente abbiamo questa facoltà questa volta, essendo una band non sotto licenza SIAE, come dicevamo prima dello stacco musicale. Ritorniamo allora, abbiamo detto i nostri contatti per poterci contattare, però è giusto ed è doveroso che cerchiamo di dare voce anche alla band, che appunto ci dirà come fare per scrivervi, mandarvi una mail e quant'altro. Chi di voi mi vuole un pochino da fare questo elenco, diciamo così? Boh, Olli, allora. Noi abbiamo chiaramente il Facebook, il canale YouTube dove potete vedere i video. Allora, ci trovate a youtube.com/fuckyourtongues oppure su Facebook a facebook.com/fuckyour.abanero, oppure potete scriverci alla classica mail fuckyourtongues@gmail.com. Avete anche, perché sul web ho visto che c'era una, avete anche un sito web, oppure vi appoggiate direi a Wix voi, o sbaglio? Sì, abbiamo sì, un sito su Wix che è fuckyourtongues.wix.com/fuckyour-tongues. Infatti, mediante il quale diciamo, vi è la possibilità di reperire ulteriori contatti, leggere anche la vostra storia, cioè la gallery e quant'altro, e anche i concerti, che tra poco andremo a magari ecco, entrare un pochino più nel merito delle prossime date live, che ho visto che ce ne sono diverse, vi muovete abbastanza bene da quel punto di vista, questo ci piace. Scusate, ho interrotto, stavi dicendo qualche altro contatto? No, volevo segnalarvi chi ha disegnato l'artwork del CD, che è Alessio Treppetta, e che è un ragazzo che fa dei disegni, dei fumetti molto, molto belli e spiritosi, diciamo. E potete vederli su wolf.blogspot.com. E diciamo, con lui ci siamo trovati benissimo a fare l'artwork del CD nuovo. È venuta una cosa un po' fumettosa, un po' stile Bonelli, fumetti italiani, diciamo, sì, un po' pulp, e ve lo segnalo perché fa delle cose sì, molto, molto carine, molto bravo, molto bravo. E poi è una persona affabile, quindi giustamente. No, ma questo è un bene, dai, non se la tira, diciamo, questo è importante. No, interessante. Ripeti solamente il sito del disegnatore. Allora, lui si chiama Alessio Petta. Ok. E il sito è guolfo.blogspot.com. Perfetto, sì, con Google. Perfetto. No, mi premeva anche insomma far conoscere Alessio Tripetta, anche perché giustamente anche lui ha dato il suo contributo alla vostra causa, quindi insomma mi sembrava perlomeno doveroso. Una cosa importante, innanzitutto vedo dalla regia, dal dietro le quinte, dall'altra parte del vetro, come dicono quelli bravi, no, Sites mi sporco di fumo a scrivere dato il brano che avete appena scritto, bravissimi. Poi volevo salutare Marco che ci sta seguendo in chat, ciao Marco, è da un po' che non ci sentiamo, innanzitutto ogni tanto leggo su Facebook quello che scrivi, molto molto diretto Marco nei suoi commenti anche su Facebook, non usa mezzi termini, e questo
e anche per questo lo apprezzo. E quindi intanto ti do il bentornato, insomma noi poi siamo bentornati perché tu ci sei sempre stato, e sicuramente vedrai che in questo nuovo anno, in questo nuovo anno prevediamo cose molto interessanti, quindi rimani lì alla finestra e vedrai, vedrai. E Gianluca ancora non sa, e quando saprà ci saranno delle belle. No, scherzi a parte, dopo aver diciamo un pochino illustrato, anzi passato, girato, non so più che altro verbo usare, i contatti, torniamo invece a voi. Quest'ultimo brano non era in italiano, era appunto in inglese, e anche qui vi faccio la solita domanda stupidissima e banale: chi è che ha avuto l'idea, che da dove è partito tutto? Ma ho paura che mi direte siamo come risposta precedente, no? 8 mani, 4 teste, ci siamo messi lì e abbiamo creato questo brano. È andata proprio così oppure un po' diversamente? Ma qualcuno ha avuto l'idea del caso e poi gli altri l'hanno seguito? Ma qua diciamo è nato da il riff di chitarra iniziale, sì, in effetti questa è nata proprio classicamente, sì, questa, sì, sì. Anche perché cioè, si declina in stoner rock perché il volume è corposo, le sonorità sono quelle, però è fondamentalmente un pezzo blues, sì. Né più né meno, sì, sì. Ecco, quindi declinato appunto in maniera un po' diversa, reinterpretato con dei suoni non abituali di quel genere, però suonato diciamo con degli strumenti acustici non sarebbe altro che un blues, ecco, detto come detto. Comunque sì, è nato dal riff iniziale che è poi quello, sì, importante del pezzo. Poi anche qui poi in realtà ognuno ha scritto la propria parte sostanzialmente, quindi un lavoro, sì, a otto mani, sempre condiviso ovviamente con la band. No, questo è un bene, nel senso che dai, non c'è uno che diciamo prende, no, al predominio, ecco, sugli altri, ma comunque c'è una certa condivisione. Sì. Come? Non c'è prima donna, non vogliamo prima donna. Esatto, non avete una prima donna, quindi perfetto. Dicevo, prima accennavo guardando il sito di Wix, eccetera, che avete fatto e avete diverse date. Parlando di quelle passate, poi magari ovviamente poi passiamo subito a quelle future. Lì chi è che organizza i vostri contatti? Prima domanda. Cioè, voi anche qui è il metodo 8 mani, esatto. No, soprattutto... parte. Anche in questo caso ognuno mette in campo i propri contatti, le proprie, sì, conoscenze, la voglia anche soltanto di mandare delle mail o fare qualche telefonata o anche parlare con qualcuno in giro, perché poi le date nascono anche a volte da delle chiacchierate, quindi sì. Nasce un po' da questo, quindi effettivamente abbiamo suonato abbastanza in giro negli ultimi 2 anni, però cioè, se fosse stato uno solo a farlo avremmo suonato un quarto, sì, perché è l'unione delle forze di tutti. Questa è un'ottima cosa, anche perché al momento voi mi domanda abbastanza, diciamo che deduzione abbastanza scontata, è ovvio, è ovvia, non avete, non siete sotto case discografiche, quindi non avete neanche qualcuno che curi, diciamo, l'immagine e i contatti, no? Con vari network, radio, piuttosto che locali dove suonare, giusto? No, sì, esatto, attualmente no. Esatto, quindi anche da questo punto di vista è normale che vi dovete un attimino, no, come dire, rimboccare le maniche e fare anche questo lavoro sporco, chiamiamolo così. Come i tortellini, cioè, esatto. Buoni sono buoni, però bisogna anche farli, no? Quindi, esatto. No, certo. No, vedi, sai come portano anche degli esempi tipici della loro terra, no? Beh, certo. Buoni, però. Cioè, i tortellini, devo dire, sono meglio. Vorrei dire, ragazzi, un bel piatto di tortellini. Se facessimo un'affermazione del genere, faremo poi fatica ad andare in giro a Modena, dopo. Esatto, sì, infatti quello che dovreste
Sei sempre in trasferta, diventerebbe esatto, un casino. Esatto. A proposito di trasferte, qual è la al momento il concetto? Prima la trasferta più lontana che avete fatto, e poi la agganciamo anche la il concerto più emozionante, più entusiasmante che avete avuto modo di fare. E dunque, direi che sia o trasferto Barolo, direi Barolo. Barolo e... o Vicenza, no, più lontano Barolo. Più o meno, non so, senso, quelle più lontane. Sì, le due più lontane, diciamo, Barolo, Barolo in Lombardia, io poi sparo a caso, dico. Barolo in Lombardia, giusto? Sì. No, Barolo in Piemonte. Ah no, Barolo, sì. Scusa, io stavo pensando, sì, cioè, dove fanno il vino, poi è vero, non ci ho mica pensato. Sì, esatto, è vero, Alfa, è vero. No, hai ragione, che sono caduto. No, è vero, pensavo un'altra cosa. No, sì, è caduto sulla Lombardia invece. Sono caduto sul vino. Sono caduto sul vino. No, infatti ci ho pensato. Ho assaggiato un sacco di vino artigianale. Sì, cioè, veramente. Ragazzi, raccomandiamo ad andarci a prescindere. Che uno debba suonare, debba. Sì. Consigliamo Barolo. No, no, ma effettivamente, vabbè, adesso io non sono mai stato a Barolo, ma il Barolo, ragazzi, è qualcosa di, è uno tra i miei tre vini preferiti, credo, quindi confermiamo. No, notevole veramente, notevole veramente. Quindi o Barolo o Vicenza, a seconda di quale lato del Nord Italia siete andati. E poi invece il concerto più entusiasmante, dove l'avete fatto? Questo è molto soggettivo, secondo me. Però... Anche, questo è dura, anche il primo al Vibra, quello di Natale al Vibra. Una bella festa di Natale l'anno scorso al Vibra, veramente bello, c'era il locale proprio pieno. E anche l'ultimo alla tenda di Spallettaggio. Sì, bella, è stata quella data lì. A dicembre abbiamo suonato in apertura un gruppo polacco, i Tides from Nebula, da Varsavia. Sì. Da Varsavia, molto bravi, fanno delle... post-rock sludge con influenze un po' più anche pesantine, diciamo, molto bravi. Beh, poi anche a Barolo, a Collisione. Beh, Barolo sì, poi è stato proprio bello il tutto, il contorno. Sì. Abbiamo suonato a Collisione, il festival era il 2013, l'edizione 2013, in un palco minore, ovviamente, perché... cioè, però bello, bellissima esperienza. Sì. E lì a Barolo eravate andati al Festival Collisioni, mi state dicendo, no? E... sì, eravamo andati grazie all'Arci di Modena. All'Arci di Modena, che portò alcune band qua locali. Sì. E noi andammo anche grazie all'Arci, poi soprattutto grazie al mitico Setti, Nicola Setti che ci lasciò il suo posto in quell'occasione, perché sarebbe dovuto andare a lui, quindi lo ringraziamo ancora. Beh, certamente. A proposito, Nicola Setti, un nostro amico cantautore, membro dei già citati attivisti, esatto. E poi adesso ho un progetto cantautoriale da anni, e sì, veramente in quell'ambito una delle, secondo me, realtà italiane addirittura migliori. Sì, un cantautore veramente... che straconsigliamo, sì. Setti. Perfetto, vedi, Saius, prendi nota. Sì, ci sei ancora, Saius? Oppure... Io ci sono sempre, poi se mi vedi su video, mi vedi, sono sempre qui con la mia faccia, tranquillo, interessata. L'ho lasciato spinta apposta, guarda, non voglio... non vuoi vedermi, non voglio star male, diciamo, non vuoi rischiare di star male. Ma sai, non si può mai sapere nella vita, persone affascinanti come me, insomma, se ne trovano poche, insomma. Modestamente. Guarda, si sta accapponando la pelle. No, tornando a noi, manderemo quindi, dopo questa parentesi che fa già capire l'orario, no? Nel senso che quando iniziamo a andare a dire cose a caso, sai, ciò vuol dire che iniziamo a perdere. Ma prima volevo salutare Marco. Che... Io l'ho salutato veramente. Hai salutato. Ciao Marco, io sono qua, tirami su, perché c'è Luca. Meno male che c'è solo Luca stasera che diciamo mi sfotte, tra virgolette. Vai Luca, esatto. Vai. No, dicevo, ricarichiamoci anche le batterie, ce le ricarichiamo con un altro brano, sempre ovviamente di Fucking Thongs. Interessante quello che ci stavano raccontando relativamente ai
live, i concerti che hanno fatto. Sulla loro pagina su Wix ce ne sono veramente tantissimi, si sono dati, si danno continuamente da fare, non solo qui nel Bolognese ma anche fuori, vedo. E vi farò seguente qualche domanda anche relativamente a qualche contest musicale a cui avete partecipato e che avete anche organizzato magari. Passo la parola a uno di voi tre, scegliete chi quale vorrà presentare il prossimo brano. Ma sempre Olli, sempre Olli, allora, ormai Olli ti abbiamo battezzato. Dai Olli, sei tutti noi. Dai, allora questo brano si chiama Through the Chimney e parte da un'idea di Alex, il bassista, che ha costruito una trama di giri particolari usando degli effetti, e poi noi in mezzo ci abbiamo costruito un po' di psichedelia, diciamo, un po' di queste cose qua. Perfetto. Ascoltatelo, tu, godetelo. Attimo. Perfetto, quindi tu ci consigli di essere in uno stato, diciamo, mentale, insomma, abuseremo di sostanze stupefacenti prima di ascoltare il brano per poter non capire al meglio. Non è necessario, però, ma consigliabile. Magari una birretta, una grappetta di Saiuz. Giusto, esatto. Mi faccio mezzo litro adesso, dai, non ti preoccupare. Ecco là. Sempre leggerino. Ok, perfetto. Vai col brano Saiuz. Scusate, vai col brano Saiuz, dopodiché ritorniamo sempre con voi ragazzi e ci racconterete qualcosa in più anche su finiremo il discorso sui concerti, sui live, e ci direte anche cosa volete fare delle vostre esperienze sul palco. Prego Saiuz. Benissimo, vi dico subito che il brano è abbastanza lunghetto, quindi mettetevi con tranquillità. 37 minuti. No. Chi ha le scuffie si mette alle scuffie. E allora. E vai col brano, che qui qui, che siamo tutti noi! Thank you.
Cobo. Provvisoriamente due compagni più uno, questa sera in diretta dalle 22, adesso sono le 23.08, anzi no, forse 04, visto che il mio orologio va avanti. Andremo avanti ad oltranza, caro Saic, perché effettivamente ne approfittiamo, no? Visto che era un pochino che non andavamo in diretta, ne approfittiamo finché ce la facciamo a cercare di fare la radiografia a questi quattro ragazzi, tre questa sera più uno non pervenuto, Alex, che salutiamo. Questa sera ciao appunto... Alex, Priscilla ti saluta, ecco. No, Cesare, Adalgisa ti saluta. Perfetto, Alex non fa più parte della band, no, scherzi a parte. Tornando a noi, Pocket Tongs, questa sera stiamo ascoltando questo brano che tra l'altro sì, effettivamente il vocabolo psichedelico calzava, sì, è calzante, e lo stavo facendo per ottimizzare i tempi guardandomi, per puro caso ci sono finito sopra, il sito web di guolfo.blogspot.it di Alessio Trippetta. Che effettivamente bella la copertina dell'album, belli anche i disegni che ho trovato sul suo sito, e quindi veramente un ragazzo che ha del potenziale dal punto di vista, no? Disegni e quant'altro. Devo dire la verità, guarda, se facciamo un programma sui pittori, caro Saic, lo dovremmo intervistare, pittori o disegnatori lo dovremmo chiamare. Tornando a noi, ho ascoltato con attenzione. Se bisogno, vi mettiamo in contatto. No, questo è poco ma sicuro, nel senso che noi cerchiamo di sfruttare fin quanto possiamo il network, non inteso come Saic web network, ma proprio come network di contatti e quant'altro, certo. Come è giusto fare. Marco, vedevo che durante l'ascolto ha scritto anche, no, un commento, qualche attacco stile Metallica, ha scritto in chat. Sulla chat pubblica, effettivamente sì, qualcosa è arrivato anche a me. Ed eravamo rimasti prima dello stacco musicale, parlavamo un pochino dei live e quant'altro. Aspetta, che ha fatto una domanda adesso Marco in chat, allora prima di fare la mia, facciamo la sua. Voi siete sulla chat adesso? No, non la vedete, non siete sul ok. No, infatti, no, scusate se sorrido, perché cercavo di pensare la pronuncia corretta. Marco scrive, cito testualmente: ma scusate, vi piace Seri Tankian? L'ho sentito come vocalizzi, sapete chi è, prima cosa, o siete ignoranti come me? Cantante di Down, no? Cantate di System. Ecco perché. No. Cos'è quello? Cos'è armeno? No, non è quello, no. C'è sì, sì, sì. Ah, è quello armeno, infatti. Sì, oh, però sono sì, bravo. Sì, no, grazie, cioè è un bel accostamento. Lui è un cantante molto, molto bravo, quindi diciamo, ci fa piacere. Lo prendiamo. Comunque, sì, System. Magari li abbiamo ascoltati di più in passato, però li apprezziamo. Sì, sì. Diciamo, non ci rifacciamo molto a livello musicale. Però... Sì, non è una delle nostre prime fonti di ispirazione, però le consideriamo un gruppo importante. Ecco.
Esatto, quindi avete risposto affermativamente alla domanda di Marco. Grazie Marco che ci delizi. Ovviamente io dai, ho fatto trapelare la mia solita ignoranza del caso, anche se poi mi sono rifatto ricordandomi la nazionalità del cantante di Tank. Diciamo che qua ci ha salvato Oliver, eh? Ci ha salvato Olli perché... Leggi cosa ha scritto Marco, vai. Dice un fuoriclasse, passa da un tono all'altro come bere acqua. Effettivamente sì, è vero questa cosa. Sì, mi ricordo, ho ascoltato tantissimi pezzi di negli anni passati di System anch'io. Non mi ricordavo assolutamente il nome del cantante, però mi era passato di mente, sì. Poi ho collegato. Secondo quando me è il vero punto di forza dei System of a Down. Cioè, nel tempo, anche secondo me, è rimasto lui quello più originale della band, ecco. Poi vabbè, sì. Parere personale ovviamente. Certo. Effettivamente no, però non è sbagliato quello che dici, anzi. Tornando invece a noi, parlavamo appunto dei live e quant'altro. So, questo ovviamente perché mi aveva passato a suo tempo, un mesetto fa almeno, Priscilla, o più o meno, esattamente, no, che mi passi i bigliettini come a scuola. Se parliamo appunto di eventi, avete anche organizzato degli eventi, sbaglio? Esatto, tramite il collettivo Modena Music Collection, sì. Cosiddetto MOCO, collaborando con amici di altre due band, in particolare i Chaos India e gli Exit Limbo, che ovviamente salutiamo, li apprezziamo molto musicalmente e anche personalmente, insomma, perché siamo anche amici. E ecco, diciamo, con questo abbiamo formato questo collettivo di tre band e adesso insomma ci divertiamo a organizzare eventi musicali e concerti. Per ora abbiamo sempre organizzato nella zona di Modena, sì. Appoggiandoci ovviamente insomma ad altri amici e conoscenti che gestiscono locali della zona. Adesso cito sicuramente il Music Off, La Scintilla, che, sì. Insomma, sono altre persone che non fanno parte del collettivo, ma certamente ci hanno tanto aiutato nell'organizzare queste cose. Perfetto. E quindi invece, spostandoci appunto sui luoghi dove suonate, come riuscite a, cioè, vedo che comunque vi muovete, lo dicevamo prima, riuscite grosso modo a riempirvi bene il calendario, no? Con le date e quant'altro. Questa cosa non è così banale, nel senso che spesso le band invece fanno a volte anche fatica, tant'è vero, e qui voglio tra virgolette promuovere un lavoro fatto da dei ragazzi che sono stati i nostri ospiti, ragazzi che non erano artisti, o perlomeno erano anche artisti, ma il loro lavoro principale, il loro impegno principale era aver creato questa piattaforma, correggimi se sbaglio Saiuz, questa piattaforma appunto Live Trigger si chiama, dove praticamente andavano a far incontrare, no, come con le leggi della domanda e dell'offerta, facevano incontrare le band o gli artisti eccetera con i vari locali che appunto cercavano qualcuno che si esibisse presso appunto i loro spazi. Questa cosa era partita sul loro territorio, che mi sembra fossero di Milano o comunque dalla Monza, Brianza e quant'altro, e pian piano si era sviluppato e si sta sviluppando in tutto il territorio, cioè in tutta la penisola e anche all'estero. Poi perché sai, col web poi diventa sempre più facile spostarsi da questo punto di vista. Voi non avete mai sentito parlare, oppure sì? No, io personalmente no. Ok, no, ma è una cosa infatti recentissima, quindi difficile, infatti non la conosco in tanti. Andremo a informare, eventualmente ci scriveremo. Sì. Sì, infatti per come ce l'hanno raccontata la scherza fatta è sicuramente interessante. Poi ovvio bisogna vedere le cose come si sviluppano, però essenzialmente è una cosa che noteriamo spesso, che si fa anche fatica a trovare dei luoghi dove esibirsi,
senza però, no, le controindicazioni. Tutte le volte magari ti dicono vai in un luogo a suonare, però porta questo, porta quello, quanta gente porti, non lo so. E mentre qui la cosa è proprio, si bypassa del tutto, nel senso che ci si accorda direttamente sul web, in automatico, è strutturato in modo anche abbastanza schematico, in base allo stile che uno di, a quale stile appunto si muove la band, eccetera. Quindi adesso magari il dettaglio, sorprese, diciamo. Sì, interessante. Poi soprattutto uno ha già, tra virgolette, pubblicato il cachet, no? Cioè quanto il compenso. Quindi uno può anche, no, andare a scremare la locale come io credo. Poi con tutti e poi ovviamente fatti chiari, amicizia lunga. Bravissimi, esattamente, penso sia questo lo stile. E in più ovviamente c'è, come tutte le cose ormai sul web, il cosiddetto feedback, così uno poi capisce se quel locale o quella band, diciamo, si fa un'idea, ecco, su chi va ad incontrare e va a relazionarsi. No, sicuramente è interessante questa cosa. Mi vorrei solo rilacciare per il fatto che vedo che invece voi riuscite in maniera, direi, preponderante a riempire bene il calendario e a fare delle ottime date. Prossime date invece come ci muoviamo nel 2015? In realtà, lo so perché ho visto la copertina di Facebook, però è bello che siete voi. Infatti è quella che andiamo a leggere in questo momento, perché ovviamente abbiamo una memoria pessima. Vabbè, ci allora, dunque, il 12-1 intervista su Sciuzznet. E fino qui. Aspetta, questa fatta. Allora, poi siamo, dunque, il 23 gennaio al Caffè del Teatro a Fiorano, sempre in provincia di Modena. Esatto. E poi il 6 di febbraio saremo al Music Off di Modena, il locale di cui parlavamo prima. E saremo in questa data in particolare in apertura ai Bastard Sons of Dioniso, che insomma si sono fatti conoscere ai tempi della loro partecipazione a X Factor. Sì. E poi insomma sono rimasti comunque come gruppo significativo nell'ambito un po' più underground, così fanno uno stoner in italiano molto interessante, molto bello. E poi il 15 di febbraio ci sarà invece il release party di Abanero, appunto il nuovo album, e per questa data speciale, diciamo, saremo al Mattatoio di Carpi, un locale molto bello della zona, e sarà insomma una festa, diciamo, sì, il release party, ma una festa anche fra amici, un bel momento di condivisione, ecco. Quindi presenteremo un nuovo album, suoneranno degli altri nostri amici, fra cui il buon Ivan Borsari, il mitico Ivan Borsari. Ecco, insomma, una bella occasione. E poi il 20 di febbraio saremo al Piuma, un pub piuttosto noto di Piumazzo, sempre provincia di Modena, con gli amici Sonido in Volveria. Dimenticavo, il 23 gennaio saremo invece con un altro gruppo di amici, gli Studio Legale Bertolazzi. Esattamente, lì al Caffè del Teatro di Fiorano, come dicevi prima. Esatto. E quindi, come vedi, Saius, da qui al 20, in poco più di un mese, hanno, vabbè, considerando anche stasera, 6 appuntamenti, tra cui 2 interviste, tra l'altro, no? Quella da noi, esatto, e quella su Radio Antenna 1, quindi non male, non male davvero. Sto guardando ogni tanto, non occhio l'orologio, che veramente è passata quest'ora e 20, ormai è volata. Abbiamo parlato tanto, forse ho parlato troppo. Ma hai letto cosa ha scritto io, Marco? Grazie Saiz, perché scusate, vabbè, no, sì, questo è un commento di prima che mi ero perso, nel senso che ero rimasto indietro. Marco, vi ringraziavo, ve lo dico perché non avete sott'occhio, scusate, la pagina sì. Web. Marco appunto vi ringraziava, nel senso che bravi voi a farmelo ricordare, riferendosi a Tankian. Quindi sì, era un altro complimento che vi faceva Marco, quindi Siamo lui a ringraziarlo, perché ci sta ascoltando e insomma ha anche scritto, quindi apprezziamo
davvero tanto, insomma, quando c'è la partecipazione. Grazie. E poi soprattutto Marco è uno che di musica e non solo ne capisce, questo lo posso garantire. Tornando, quindi veramente il complimento è anche doppio. Tornando invece a noi, dicevo, il tempo sta adesso, questa sera è volato, ma purtroppo sì, o per fortuna è una cosa che cade molto spesso. Io non so se i ragazzi si siano o no divertiti, o comunque hanno fatto questa esperienza. O perlomeno cerchiamo, no? Lo unite a quella schiera di amicizie, o perlomeno noi vi annovereremo in futuro come nostri amici, ovviamente. Anche noi. Certo, prima dei saluti finali, volevo, anche perché è giusto che salutiamo anche gli ascoltatori, chi c'è, cioè noi, e anche chi purtroppo non c'è potuto essere, mandiamo quindi l'ultimo brano di questa sera, oppure forse ne manderemo un altro dopo la diretta. E dopodiché passeremo, carissimi ascoltatori, ai saluti conclusivi, ai saluti finali. Immagino che sempre Olli manderà il prossimo brano. Allora questo qui è il brano, poi ce n'è un altro dopo di questo. Sì, beh, intanto perfetto. L'ultimo lo diciamo alla fine. Perfetto, allora Olli, siamo con te, dici, illuminaci. Pouring Water. Questo è un pezzo molto carico, ti piacerà sicuramente. Guarda, è stato scritto praticamente un mese prima di entrare in studio da Prozac, che stiamo. Abbiamo registrato, ci siamo dimenticati di dirlo, a Soliera, allo studio Decibel, da Enrico Prozac Calanca, che salutiamo. Questa canzone è nata un mese prima di andare in studio e ce la siamo proprio goduta insieme al fonico, creandola praticamente in studio di registrazione. Bellissima questa cosa è bellissima. Allora da basta, sono troppo carico, voglio ascoltarla. manda il brano, sai, cioè, non ma la perché è più come corta questa qui? È un brano corto. Dai, meglio così, così abbiamo più tempo per i saluti finali. Esatto. Manda pure il brano, non lo mandare come tuo solito, sai, mandalo e basta. Lo mando e basta, il brano. E basta, esattamente. Mandiamo e poi ritorniamo in diretta per i saluti finali. Prego. E vai col brano! Vai, allora... Flowing from behind the ground. Can you hear it? It pours like water on the ground.
E siamo qui di nuovo per l'ultimo stacco, l'ultimo blocco, anzi. Ritorniamo qui in diretta, saiuswebnetwork.it. Chi abbiamo avuto questa sera, caro Saius? Abbiamo avuto i Fakir Tongs, abbiamo ascoltato diversi brani, ci hanno raccontato da dove vengono, chi sono questi ragazzi, ragazzotti, anche perché non sono più giovanissimi. A dirla tutta, esatto. A voler essere sinceri. Esatto. Allora vi dico quello che ha scritto Marco, mix pancheggiante e siete bravi, bella voce. Non è detto la frase finale di Marco, eh? Bella però, scoperta, sai, stasera. Bella scoperta stasera, credo che questa sia la frase che potremmo tenere, no? Come facevamo. No, andiamo a fare la foto della chat e la pubblichiamo. Facciamo uno screenshot, no? Esatto. Marco, sei mitico. Grazie Marco. Tornando, quindi dicevo, questa sera questi ragazzotti di Modena che ci hanno detto che si può fare musica anche senza avere qualcuno, no, che li segua, anche se non sarebbe male averlo, che li segua nel senso dal punto di vista delle date, che crei gli incontri. Tutti e quattro si rimboccano le maniche e hanno da fare, si creano lo spazio, date, hanno organizzato anche degli eventi, hanno partecipato a degli eventi e questa sera sono stati qui con noi. Abbiamo visto che da qui al prossimo mese avranno il calendario denso di appuntamenti. E diciamo che effettivamente rimarco quanto detto a Marco: bel sound, bella voce, bella musica, ma anche bravi loro, belle persone, mi verrebbe quasi da dire, anche se poi non li conosco, perché grazie, comunque grazie. Lo vediamo commossi. No, beh, adesso non basta, riattacco. Fate cagare. No, scherzo. No, vabbè. Dai, dopo alle 11:30 si possono dire anche le parolacce. No, vabbè. Ah, sì, parolacce. No, niente. No, sto scherzando, ovviamente. Ogni tanto possono scappare, ma sa che perdiamo di lucidità dopo un certo orario. Tornando quindi ai Fakir Tongs, veramente non male, veramente. Grazie quindi a Priscilla che ci ha dato la possibilità di incontrarvi. Sicuramente siamo noi a ringraziarla. Ecco, a proposito, ringraziamo Priscilla e voi, ovviamente, per averci ospitato, insomma, per averci dedicato questa puntata. Vi ringraziamo molto. No, guarda, il piacere, come diciamo sempre, no, sai, c'è sempre, è nostro, nel senso che ci capita spesso, no, di avere comunque delle band, o comunque ultimamente meno per motivi vari, però durante le dirette cerchiamo sempre di avere degli artisti musicali. Spesso e volentieri ci fa piacere, c'è anche un bello scambio di contatti, di opinioni. Altre volte magari abbiamo a che fare, ti ricordi, Saris, con casi di persone che magari sono anche bravini, per l'amor del cielo, però, come si dice, no, in gergo, se la tirano un po' troppo, e questo magari potrebbe dare un po' da fare a qualcuno come Saris. No, quindi in questo caso invece voi con la vostra umiltà siete comunque, se andiamo a vedere i lavori fatti e quelli anche passati questa sera, eccetera, diciamo che ci ha fatto molto piacere avervi in trasmissione. Quindi ovviamente vi rinvitiamo un domani, qualora doveste avere qualche nuovo lavoro da condividere con noi. Noi siamo ben lieti, tanti nostri contatti ce li avete, di avervi qui in diretta con noi. Intanto Marco sta scrivendo che ha dei ricordi di vecchie puntate, forse si è già capito a cosa mi riferivo. Diciamo, saluto grazie a Priscilla che ha reso possibile questo, un saluto a Gian che è una colonna portante di questo network, una cosa che volevo dire di Gian. Gianluchino, dove sei questa serata? Ok, perfetto, adesso riattacco. No, Gianluca, questa sera mi spiace che non sia stato presente, dicevo prima, per motivi artistici. Pensate che lui, tra le altre cose, per il network ha creato anche una rubrica musicale, ovviamente, che parla della storia delle rock band che hanno reso grande il rock, appunto, nei decenni. Quindi ogni puntata raccontava di una band diversa,
cioè, in questa piccola rubrica non è stata, cioè, si è arricchita notevolmente e siamo arrivati a un bel po' di puntate, sai, cioè, quante siamo arrivati? Poi ho perso il conto. Un'infinità con Gianluca. Ne abbiamo fatte veramente, ne avete fatte veramente perché lì non c'entro. Ne avete fatte veramente tante. Mi dispiace che non è andata avanti Bandy Music Time, quella lì che aveva iniziato Gianluca. Con le band stranieri, tutte in lingua inglese. Esatto, perché noi facevamo questa stessa diretta del lunedì sera, l'abbiamo fatta per qualche puntata anche in lingua straniera con band appunto che vengono da fuori. Come lingua si utilizzava l'inglese, indipendentemente da quale fosse la nazione di provenienza delle band, ovviamente si sperava che fossero preparati da quel punto di vista. Un'ampissima predominanza della lingua, devo dire che si è mosso sempre abbastanza molto molto bene. Dicevo, quindi un saluto anche a Gian che questa sera appunto non c'è, e speriamo che torni lunedì prossimo, diciamo, non diciamo ancora, non sveliamo ancora che avremo come ospite, qualcuno ci sarà, adesso lo scoprirete durante la settimana quando andremo a creare l'evento. Speriamo ci sia anche Priscilla, che li voglio tutti lunedì prossimo, li voglio tutti, voglio la squadra al completo, perché è giusto, no, che l'anno inizi in maniera spumeggiante. Un grazie agli ascoltatori che ci ascoltano e rendono possibile comunque questo, perché comunque ci danno come Marco, no, manforte in questo progetto, che quest'anno abbiamo deciso di fare cose sul serio. Quest'anno vedrai, Marco, che ci arricchirà cose notevoli, abbiamo già qualche idea per la testa e può darsi che faremo quel salto di qualità che ci manca, ma soprattutto un grazie infinite ai Fakir Thongs che questa sera sono stati nostri ospiti. Ragazzi, vi ringrazio perché comunque ci avete anche voi arricchito con i vostri racconti, la vostra storia e ciò che fate, quindi ringrazio voi, Alessio, voi. Bruno, Olli e anche colui che manca, Alex, che comunque dai, magari ci sta ascoltando, non lo so. Possiamo salutarlo in coro. Esatto, salutatelo, io vi vengo dietro. Detto così sono malissimo, effettivamente. In coro era meglio. Di fianco va bene. Di fianco è meglio. Allora, conto, 1, 2, 3. Ciao Alex. Alex. Fantastico. È venuta malissimo, però ci piace così. No, doveva venire malissimo. Esatto, doveva venire, devi sapere. Alex non può venire bene. Anche da Giso, saluto Alex. Ciao Alex. Grande. Ragazzi, vi passo la parola se volete salutare qualcun altro, a casa e non solo. Partiamo da Alessio, dopodiché tutti gli altri. Allora, sicuramente salutiamo tutti i ragazzi del Moco, quindi sempre Caos India e Exit Limbo. Torniamo a salutare il mitico Prozac, Enrico Calanca, che ha registrato l'album. Alex l'abbiamo già strasalutato. Passo la parola agli altri. Salutiamo tutti i nostri amici, tutti i ragazzi dell'888, non so, mia madre che ha come suonerina il cellulare Rifle Down Blues. Fantastico questa cosa. È giusto. Le famiglie, le amici, le rispettive morose, le citiamo. Diventa troppo da boy band. Infatti. Vorrei salutare tutti quelli che mi conoscono. Tutti quelli che mi conoscono. Le nostre migliaia di fan. Ok, fantastico. Se con i saluti della band ci siamo a posto. Una cosa che non ho detto, una banalità, anzi due banalità. La prima, Saiuz, in realtà poi noi ogni tanto lo bistrattiamo, lo trattiamo male, ovviamente in maniera ironica e scherzosa. Tutto questo nasce dalla sua immaginazione, è una sua idea. Il network, cioè quando lui, non ti ricordi quando utilizzava i CB, no, ai tempi dei baracchini e quant'altro, e pian pianino è riuscito a creare questo web radio, questo web network, che pian piano si sta veramente ingrandendo un passettino alla volta, quindi in realtà è grazie a lui che si può, e soprattutto grazie a lui che rende possibile con una connessione internet, con Skype, un microfono, auricolari e nulla di più, riesce a fare tutto questo. Un'altra cosa che volevo dire, ultima nota di servizio, poi mandiamo l'ultimo brano e andiamo tutti a dormire. Questa diretta, come ho detto durante la puntata,
la potete riascoltare nei prossimi giorni, direi dopodomani, in podcast, sia su sitewebnetwork.it sia sulla pagina YouTube di sitewebnetwork. Detto questo, ragazzi, io un grazie ancora, vi do la buonanotte e ci terremo aggiornati e in contatto per se ci sarà da relazionarsi ancora, comunque da promuovere qualche vostro nuovo lavoro, tanto meglio, noi siamo qua. Senza. Buonanotte a tutti e ciao. Sì. Ciao, Olli. Ciao, buonanotte. Olli, il brano, vai. Ah sì, ok. questo è Pledge, è un brano dall'elettronica. Diciamo, eravamo in saletta, gli altri stavano fumando una sigaretta, io ho acceso un programmino, ho fatto una base di elettronica, poi è arrivato Alessio col giro di chitarra e niente, un'altra cosa un po' psichedelica, dai, diciamo, che nasce spontaneamente quando ci troviamo a suonare, dalle lunghe jam session magari, si asciuga, diciamo, in pezzi tipo questi qua un po' strani, diciamo, dai. Fantastico, quindi... Buonanotte e vi lasciamo con Pledge dei Fakir Thongs. Ciao. E vai, un caro saluto anche da parte di Saiuz. Vai col brano. Ti piace come l'ho detto, Luca? Serio tutto d'un tratto, incredibile. Perché non sei sempre così? Ecco il brano, che siamo tutti ecco. Qua! Vai! Partito! Dove è andato? Truth.